Perché non vai a prendere Putin, questo assassino, e lo distruggi? Dovete sapere che Putin è un collega, un judoka come me, cintura nera. E se avessi l'opportunità di potergli parlare, lo vorrei incontrare così in judogi. E lo vorrei invitare con me sul tatami ad allenarci insieme. E gli vorrei dire: signor Putin, salga con me sul tatami. Come lei sa, a piedi nudi, in segno di umiltà. E mentre ci alleniamo, dopo aver fatto il saluto, gli parlerei. E gli direi: signor Putin, ma lei si ricorda, vero, i principi del nostro sport bellissimo, quello che lei adora tantissimo, quello per cui lei addirittura si è fatto allenare da uno dei nostri più grandi campioni, Ezio Gamba. Si ricorda, il nostro sport è disciplina, è sacrificio, ma il nostro sport è soprattutto rispetto. Il nostro sport è rispetto per il maestro che ci insegna, è rispetto per i più deboli. Perché sappiamo che se siamo più forti non abbiamo nessun diritto di andare a essere cattivi con chi sappiamo che è più debole di noi. Perché il nostro sport ci ha insegnato ad avere rispetto per l'avversario, perché sul tatami siamo tutti uguali. Il nostro sport ci ha insegnato che quando finiamo l'incontro, dopo l'incontro, noi ci diamo la mano perché il nostro nemico è un nostro avversario, ma è un uomo uguale a noi, con gli stessi nostri sogni, con gli stessi nostri allenamenti, con lo stesso judogi addosso, con gli stessi sogni. Signor Putin, il nostro sport è bellissimo. Signor Putin, sul tatami siamo tutti uguali, uomini e donne. E condividiamo una passione. La passione, la lealtà, il rispetto. Perché noi judoka non attacchiamo mai. Noi judoka ci difendiamo, ma solo se strettamente necessario, solo se siamo in fin di vita. Signor Putin, facciamo questo saluto. E ricordiamoci che cos'è il judo.